Studietto numero 6 dal primo fascicolo di Cerniana, l'antologia di studi di Cerni ordinati in ordine progressivo di difficoltà da Alessandro Longo, un celebre maestro del Conservatorio di Napoli della prima metà del Novecento. È uno studietto che può essere studiato sia dai bambini sia anche da adulti principianti nello studio del pianoforte. Per chi mi segue sulla piattaforma Patreon, preparo una lezione dettagliata nella quale spiego come studiare questo pezzo e come eseguirlo correttamente. Le difficoltà principali sono la variazione dinamica del suono, in particolare nella mano destra, l'equilibrio di sonorità fra le due mani, perché la mano destra ha un canto mentre la mano sinistra ha un accompagnamento, e poi i respiri di fraseggio che anche sono affidati solo alla mano destra, mentre invece la mano sinistra continua ad eseguire legato. Vi aspetto tutti, pertanto, tutti e tutte sulla piattaforma Patreon per piccola lezione su questo studietto numero 6 di Cerni.